Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria perché è iniziato da poco più di 2 ore l'interrogatorio di Luigia Dolce nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura di Pescara per quanto riguarda il presunto appalto truccato della ASL pescarese da 11 milioni di euro, che poi ha sfociato in arresti, tra cui quello del primario Sabatino Trotta, primario di psichiatria dell'ospedale di Pescara, che si è poi suicidato in carcere. Andiamo all'esterno del Tribunale di Pescara, dove c'è il nostro Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio. Allora, Giuseppe, un interrogatorio importante quello di Luigia Dolce, perché a questo punto della inchiesta le sue rivelazioni potrebbero far salire di livello le indagini condotte dalla Procura. Linea a te, Giuseppe. Esatto, Alfredo, buon pomeriggio dal Tribunale di Pescara. Proseguono a ritmi serrati le indagini per quanto riguarda l'inchiesta che sta facendo tremare i vertici dell'ASL di Pescara e anche la politica. Oggi, come dicevi, è il turno dell'interrogatorio di Luigia Dolce, che all'interno della cooperativa La Rondine di Lanciano ricopriva il ruolo di coordinatrice, braccio destro dell'ex presidente Domenico Mattucci, anche molto legata a Sabatino Trotta, che, come ricordavi, si è ucciso in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. Nell'interrogatorio di garanzia Luigia Dolce aveva confessato, aveva però solo confermato quanto era stato disposto nella misura cautelare dal GIP Colantonio, ed era stata anche la prima a parlare di una busta di soldi che Mattucci avrebbe consegnato a Trotta e anche di quel Rolex che avrebbe acquistato Mattucci per Trotta, che al momento però è scomparso. Oggi però i PM Sciarretta e Benigni, che la stanno interrogando, si aspettano che la Dolce dica qualcosa di più a seguito dell'interrogatorio di Mattucci della scorsa settimana. Infatti Mattucci aveva parlato anche di tangenti destinate al direttore generale dell'ASL Vincenzo Ciamponi, che nel frattempo ha smentito categoricamente queste accuse, e anche lui iscritto nel registro degli indagati, e inoltre Mattucci aveva parlato anche di una possibile scalata politica di Trotta, che già era stato candidato alle scorse regionali con il partito di Fratelli d'Italia. Quindi ci si aspetta che la Dolce possa confermare o meno anche il coinvolgimento di Ciamponi e della politica, in quanto Trotta avrebbe dovuto recarsi anche a Roma, nei palazzi romani, sempre in quest'ottica di questa scalata politica. Il problema però è che Trotta, come dicevamo, si è suicidato in carcere, quindi non può confermare né smentire quanto riferito da Mattucci, e non sappiamo quanti dei soldi arrivati a Trotta fossero poi ridistribuiti verso altri destinatari, ad esempio Ciamponi. Pare che, secondo quanto affermato da Mattucci, Trotta avrebbe acquistato, Mattucci avrebbe dato a Trotta i soldi per acquistare un'auto a Ciamponi, che però poi è risultata essere stata acquistata con un assegno firmato da Ciamponi e con un importo minore di quello che Mattucci avrebbe consegnato a Trotta. Ora è prevista la perizia informatica sul cellulare di Trotta, che è in corso, forse nei prossimi giorni avremo subito il risultato e vedremo se dai mezzi informatici emergeranno ulteriori novità. Per ora il processo, l'interrogatorio, scusate, a Luigia Dolce è ancora in corso, come dicevi, dalle ore 12. Stiamo attendendo che termini e che esca la Dolce, affiancata dai legali La Morgia e Cavallucci. Per il momento dal Tribunale di Pescara è tutto. Linea che può tornare allo studio. Sì, Giuseppe, tra l'altro ricordiamo che la ASL di Pescara ha annullato, ha azzerato l'appalto in questione, quello da 11 milioni di euro per i servizi extra ospedalieri, altro, diciamo, passo a firma proprio del direttore dell'ASL Ciamponi, che nei giorni scorsi aveva, come tu hai ricordato, più volte smentito ogni tipo di suo coinvolgimento in questa inchiesta, ricordando anche che l'appalto, oggi azzerato, era stato comunque validato dagli uffici legali
della ASL di Pescara. Io ti ringrazio per questo collegamento, naturalmente gli aggiornamenti nel corso della prossima edizione del TG6. Noi continuiamo con il nostro telegiornale, adesso voltiamo pagina, occupiamoci dell'emergenza sanitaria. Oggi arrivano i vaccini, un'importante partita di vaccini per la nostra regione. Si discute tanto della sicurezza dei sieri anti-Covid. Noi siamo andati ad ascoltare il professor Liborio Stupia, che dirige il laboratorio di genetica molecolare test Covid-19 dell'Università di Chieti, proprio a riguardo della sicurezza di questi vaccini, e da parte del professor Stupia arrivano delle rassicurazioni. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Professor Stupia, si parla tanto di vaccini, finalmente la campagna vaccinale sta decollando, ma molti hanno ancora un po' di timore su questi vaccini, sono sicuri? Sì, assolutamente sì, c'è stato pochi giorni fa un report molto dettagliato dell'AIFA che ha fatto vedere che gli effetti secondari di questi vaccini sono minimi, che il rischio è molto basso, addirittura il rischio di reazione anafilattica è inferiore ai vaccini comuni, quelli per l'influenza eccetera, per cui a fronte di una situazione in cui continuano a morire più di 300 persone al giorno per il Covid, francamente parlare di effetti collaterali gravi in un caso su 1 milione di vaccinati fa pendere il peso della bilancia decisamente a favore della vaccinazione. Quindi i cittadini abruzzesi possono stare tranquilli, possono essere tranquilli quando vanno a vaccinarsi? Assolutamente sì, allora la vaccinazione a rischio zero non esiste, ma in questo caso in particolare sono stati fugati tutti i dubbi legati al fatto che erano stati immessi sul mercato molto velocemente. Noi adesso abbiamo dei dati straordinari su milioni di casi e ripeto, gli eventi avversi gravi sono molto pochi. Poi se come evento avverso dobbiamo mettere il dolore alla spalla, allora è un altro paio di maniche, ma eventi avversi gravi sono veramente pochi. Professor Stupia, la sicurezza va bene, e invece per quanto riguarda la copertura di questi vaccini contro il Covid, quali sono le percentuali? Perché anche qui si è generata nei giorni scorsi un po' di confusione. No, noi stiamo studiando molto, allora si comportano in maniera diversa, per esempio Pfizer già dopo la prima dose nella maggior parte dei casi dà presenza di anticorpi, AstraZeneca apparentemente da meno presenza di anticorpi, poi però andando a vedere le cellule della memoria, che sono quelle più importanti, cioè quelle che si ricorderanno del contatto con il vaccino e produrranno anticorpi contro il virus, abbiamo visto che tutti i vaccinati che noi abbiamo studiato la memoria immunologica ce l'hanno. Ora il problema sarà vedere quanto tempo dura e quindi bisogna seguire tutto quanto il percorso. Bisognerà vaccinarsi di nuovo il prossimo anno? Ah, quello assolutamente sì, è un po' come per l'influenza, anche perché non dobbiamo dimenticare che le varianti continuano a esserci, adesso c'è molta preoccupazione per l'indiana, qualora dovesse uscir fuori che alcune di queste varianti scappano alla protezione dei vaccini, dovremmo fare nuovi tipi di vaccini, dovremmo abituare a vaccinarci ogni anno probabilmente. E professore, probabilmente per chiudere dovremo abituarci a portare ancora per parecchio tempo le mascherine? Sì, deve essere chiaro che anche i vaccinati non debbono sentirsi totalmente protetti, e non c'è, diciamo che si abbatte quasi totalmente il rischio di malattia grave, ma la possibilità di una lieve infezione che poi permetta di infettare a sua volta una persona non vaccinata c'è, quindi ancora un po' di pazienza, mascherine, distanziamento sociale, lavaggio delle mani, tanto incominciamo a essere abituati dopo un anno, continuiamo con queste buone norme. Andiamo a Teramo adesso. Gli anziani della casa di riposo De Benedictis potranno tornare ad incontrare ed abbracciare i propri familiari in totale sicurezza. Infatti è stata appena installata una stanza degli abbracci, una struttura cioè con pareti di plastica che è stata donata dalla CGIL e dal sindacato dei pensionati di Teramo. Un'iniziativa che dunque regalerà sorrisi e più serenità alle persone fragili. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vivere in una casa di riposo in tempo di Covid è particolarmente triste per gli anziani e i disabili ospiti di queste strutture. L'impossibilità di contatti personali con i propri familiari li costringe ad un isolamento che ha poi ripercussioni sulla loro salute.
Per questo la CGIL di Teramo e lo SPI, il sindacato dei pensionati, hanno deciso di donare una stanza degli abbracci alla casa di riposo De Benedictis di Teramo. La stanza, progettata e realizzata con pareti di plastica, consentirà agli anziani della residenza di poter tornare a vedere ed abbracciare i propri cari senza rischi di contagio e in totale sicurezza. Abbiamo verificato che da almeno un anno le persone anziane, quindi i nostri genitori, i nostri nonni, a causa del Covid non hanno potuto incontrare i loro cari, i loro familiari, e questo ha creato disagio e sofferenza in tanti di loro. Ed ecco che come CGIL, come sindacato dei pensionati della CGIL, abbiamo deciso di donare una struttura, appunto la casa degli abbracci, per dar modo agli ospiti di questa casa di riposo di incontrare i propri familiari e i propri affetti. Non solo qui a Teramo, abbiamo in programma un'altra consegna nei prossimi giorni su Giulianova. Il nostro obiettivo è quello di dare un po' di tranquillità, di regalare qualche gioia, ma soprattutto di offrire e poter generare delle emozioni positive. La stanza degli abbracci, soluzione approvata e sollecitata dal Ministero della Salute, regalerà un sorriso, un supporto affettivo, un istante di serenità ai fragili della residenza teramana in un momento difficile come quello attuale. La casa di riposo De Benedictis di Teramo è una struttura che consente di ospitare fino a 200 persone tra autosufficienti e allettati. Durante la pandemia però i ricoveri si sono di molto ridotti, come spiega la responsabile dell'ASP 1 Elisabetta Cantore. Allora, questo anno di pandemia è stato un anno duro, molto duro sotto ogni profilo. La De Benedictis ha una capacità di ricovero che si aggira intorno ai 200 ospiti. In questo momento siamo di molto sotto, abbiamo ripreso con gli organi e con i ricoveri, però riportare i ricoveri ai numeri pre-Covid è faticoso. Continuiamo a parlare dell'emergenza sanitaria. A Chieti file per le vaccinazioni, e questo ha creato Maretta all'interno della politica con il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Sara Marcozzi, che ha chiesto la rimozione del direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti Shell. Sentiamo il servizio. Il Movimento 5 Stelle, per bocca del capogruppo in Consiglio regionale Sara Marcozzi e della consigliera Barbara Stella, muove delle critiche alla gestione della campagna vaccinale da parte della ASL di Lanciano Chieti Vasto, con la richiesta di rimozione per il direttore generale Shell a causa delle file all'esterno del Palasport dell'Università d'Annunzio di Chieti per gli utenti che devono vaccinarsi. Beh, purtroppo questa fila delle vaccinazioni non è un evento isolato, perché già a cominciare dall'anno scorso, dalle lunghe attese per i tamponi, sia per l'effettuazione del tampone che per il risultato del tampone, queste file, la PET-TAC penso a Chieti che non viene acquistata, a Guardia Grele anche ci hanno segnalato delle stranezze, diciamo così, sulle modalità di chiamata delle persone da vaccinare. Questa è l'ennesima conferma che evidentemente la direzione della ASL non è adeguata a dirigere una ASL. Ho avuto modo di visionare queste file, visionare due giorni fa le file nella sede centrale, diciamo così, di Chieti, dell'ex ospedale. Stessi problemi, non c'è una numerazione per entrare, le persone restano accalcate ad aspettare all'interno di locali chiusi e poco areati. E sono stata, ho avuto l'opportunità anche di accompagnare mia nonna novantenne a Pescara a fare il vaccino. Siccome l'ho accompagnata, io ho fatto tutto il percorso interno, dal momento in cui siamo scese dall'auto al momento in cui siamo risalite sull'auto, compresa l'attesa di 15 minuti per l'eventuale reazione al vaccino, noi abbiamo impiegato 45 minuti. Dipende da chi organizza, purtroppo, e a Chieti è organizzato male, a Pescara ho visto che è stato organizzato bene, per cui la campagna di vaccinazione, tutto sommato, con gli strumenti tanto criticati del Ministero, funziona quando chi la deve attuare lo sa fare. Sono giorni che ci pervengono queste segnalazioni, ieri la situazione era ancora di nuovo insostenibile, sono venuta di persona a controllare e c'erano cittadini veramente esasperati. Ho denunciato la situazione.
situazione, ho anche detto che bisognava trovare una soluzione, presenterò anche un'interrogazione per capire dove ci sono stati i problemi, ci sarebbero altre strutture, il Comune le ha messe a disposizione, ha dato tutta la sua disponibilità, io credo che il direttore generale Shell debba collaborare. Avete chiesto un'interlocuzione con il direttore generale? Noi diciamo che sono mesi che chiediamo, che abbiamo chiesto di parlare e di incontrare il direttore Shell. A me il direttore Shell non risponde neanche agli accessi agli atti. Ho dovuto depositare degli esposti in procura. Il CDA di Banca Popolare di Bari ha deciso di chiedere alla Commissione europea il risarcimento dei danni per la vicenda Tercas, salvata dall'Istituto Pugliese nel 2014 con l'aiuto del Fondo Interbancario che l'Unione europea giudicò aiuto di Stato, imponendo così la restituzione di quasi 300 milioni di euro, decisione in seguito annullata dal Tribunale europeo. In una nota, la banca controllata ora da Mediocredito Centrale ha deliberato, in esito agli approfondimenti condotti anche con l'ausilio di esperti indipendenti in merito alle potenziali responsabilità configurabili in capo alla Commissione europea per la decisione assunta il 23 dicembre del 2015, la cosiddetta sentenza Tercas, poi annullata dal Tribunale dell'Unione Europea il 19 marzo 2019 con sentenza confermata dalla Corte di Giustizia nel 2021, e ai danni subiti dalla banca per effetto di tale decisione, di avviare le opportune iniziative volte al risarcimento dei danni. A tale ultimo riguardo, si legge ancora, la banca ha deliberato di incaricare i propri legali di dare avvio alle iniziative necessarie, questo all'interno appunto del comunicato di Popolare di Bari. Andiamo avanti adesso, ci spostiamo a Città Sant'Angelo, dove il Comune ha affidato il centro direzionale all'interno dell'Ibisco ad Ambiente S.p.A. che si occupa dell'igiene urbana nel territorio angolano e non solo. In futuro potrà essere quell'edificio a servizio dell'intero territorio vestino. Sentiamo. Con la consegna delle chiavi dalle mani del sindaco Perazzetti a quelle del presidente di Ambiente S.p.A. Papa, è stato ufficializzato l'affidamento in gestione del centro direzionale dell'Ibisco di Città Sant'Angelo. La partecipata comunale che si occupa dell'igiene urbana nel territorio angolano ha stipulato un contratto di rent to buy biennale da 35.000 euro, al termine del quale Ambiente potrà esercitare l'opzione di acquisto dell'immobile. L'edificio è destinato a diventare il quartier generale della società, ma anche un punto di riferimento per l'intero territorio vestino. È una duplice veste questa cessione, la prima di rigenerazione urbana, era una struttura oramai in disuso da tantissimi anni all'interno del centro Ibisco, che era comunque in una situazione di non decoro da tanti anni e che noi stiamo provando a riportare in auge. Dall'altra parte una centralità che Ambiente prende su tutta l'area vestina, quindi non solo per Città Sant'Angelo, ed ecco perché questo deve servire come punto di partenza per ampliare il progetto Ambiente anche nell'area vestina. Da questo punto di vista Ambiente potrebbe diventare quello che è Ecolan e Po per l'area frentana. Ambiente deve assolutamente assurgere a quel ruolo lì e deve soprattutto prendere, essere protagonista soprattutto con l'impiantistica. A cosa servirà questo centro? Questo centro servirà sostanzialmente a diventare la base logistica dei nostri mezzi, dei nostri uomini, delle strutture di back office per l'utenza e quindi per migliorare il servizio su tutta l'area della città, di Città Sant'Angelo, e nel futuro potrà sicuramente diventare il centro di gestione per altri comuni soci che volessero affidare il servizio ad Ambiente. Siamo arrivati ora alla pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B. Il Pescara non va oltre l'1-1 nel recupero contro la Virtus Entella, ultima della classe. I biancazzurri pagano un brutto primo tempo chiuso in svantaggio per il gol di Schenetti ed evitano il tonfo interno grazie alla rete di Rigoni arrivata allo scadere al 90esimo. Il pareggio avvicina il Pescara alla Serie C, ma sabato il Delfino sarà chiamato ad espugnare Cosenza per dare un senso alle ultime tre gare di campionato. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti.
Dopo due settimane di stop per il focolaio Covid, il Pescara con le stampelle torna in campo, ma non va oltre il pareggio per 1-1 con la Cenerentola Virtus Entella, sprecando una ghiotta occasione per avvicinare i play-out. Resta la speranza, ma solo quella, con la gara di Cosenza che deciderà la stagione. Grassadonia conferma il 4-3-3, in campo ci sono Macin, De Sena, Galano e Sorensen, vanno in panchina tanti gli assenti fra Covid e infortuni vari, all'ultimo minuto forfè anche di Maestro. La Virtus Entella del neotecnico Volpe risponde con il 4-3-1-2, panchina per l'ex Brunori. Nel caldo pomeriggio di Via Pepe parte con un buon piglio il Delfino, al quinto dopo un'azione insistita palla d'Odgard che conclude però centrale fra le braccia di Borra. Al tredicesimo, sempre dalla distanza, la risposta ospite con il tiro di Dragomir parato a terra da Fiorillo. Al quindicesimo liguri ancora più pericolosi sugli sviluppi di una punizione calciata in area da Dragomir. Pellizzer di testa non riesce a correggere il pallone in rete a due passi da Fiorillo. Gara godibile con i biancazzurri al 25esimo vicini al vantaggio, ancora con Odgard che in area ospite calcia mirando all'angolino ma trovando una deviazione. Molto attivo il biondo danese prima però del vantaggio ospite, che arriva al 29esimo quando Schenetti in area controlla il pallone e poi calcia alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Ospiti in vantaggio e Pescara che vede le streghe della C al cospetto di una squadra già virtualmente retrocessa ma che non regala nulla. I biancazzurri sembrano accusare il colpo con Dragomir per gli ospiti ancora insidioso al 33esimo con un missile dai 30 metri che non inquadra però lo specchio della porta. Al terzo minuto della ripresa il Pescara è vicinissimo al pareggio con il portiere ospite che salva in area su Odgard. Sull'angolo seguente torre di Scognamiglio e ancora danese pericolosissimo con la schiacciata di testa e con Borra che salva alla disperata. Si svegliano finalmente i biancazzurri che non sono però neanche fortunati. Al settimo però l'Entella non sta a guardare, sfiora il raddoppio con Settembrini che in area manda il pallone poco distante dal montante della porta abruzzese. Squadre che giocano senza eccessivi tatticismi con attacchi dall'una e dall'altra parte. All'ottavo minuto ancora il portiere ospite protagonista con la respinta con i pugni su conclusione di Masciangelo. Il Pescara fa quello che può e al 17esimo va ancora una volta vicino al pareggio con Vokic che trova la respinta questa volta di Chiosa con il portiere Borra battuto. Al 22esimo ci prova anche Rigoni di testa ma il portiere della Virtus Entella para a terra. Per il Pescara non basta la buona volontà perché con il trascorrere dei minuti i padroni di casa perdono di incisività con la Virtus Entella che resta però in 10 negli ultimi minuti della partita per l'infortunio di Chiosa con tutte le sostituzioni già effettuate. Si arriva così al recupero con la zampata di Rigoni al 41esimo in mischia che regala il pareggio alla formazione di casa prima dell'assedio finale del Pescara con al 93esimo il rischio di autogol di Pellizzer. Il Pescara getta alle ortiche la vittoria e resta attaccato ad un sottilissimo filo di speranza. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, forse anche di più. Certamente il primo tempo siamo stati un po' condizionati. Certamente chi sblocca la partita poi ha un vantaggio enorme, però fino alla fine hanno dato tutto quello che avevano e peccato averla pareggiata alla fine, ma le occasioni le abbiamo avute anche importanti. Però certamente, ripeto, il campionato non è finito, bisogna andare a vincere a Cosenza e ci proveremo con tutte le nostre forze. Certamente, ripeto, era una partita che dovevamo vincere, lo sapevamo, ma non possiamo alzare bandiera bianca. E quindi finché la speranza ci dà un lumicino dobbiamo crederci fortemente. E certamente il pareggio inguaia sia noi che l'Entella, questo è poco ma è sicuro. Da un punto di vista dell'impegno sapevamo tutti l'importanza della gara, i ragazzi certamente hanno cercato di dare, di fare, subiamo il gol, certamente è un'altra mazzata, loro si chiudono, ripartono bene, non siamo riusciti a trovare i varchi giusti, ripeto, proprio perché loro facevano grande densità, squadra molto compatta, ripartivano velocemente. Al secondo tempo penso che la squadra si sia liberata un po' da un punto di vista mentale, abbia creato tantissimo, veramente tantissimo, e peccato per la pareggiata alla fine, perché magari l'avessimo pareggiata prima avremmo avuto qualche speranza in più per portarla a casa. Se siamo lì in fondo qualche lacuna ce l'abbiamo a livello caratteriale, però ripeto, io ho il dovere fino in fondo, fino alla fine, di cercare di scuotere la squadra in tutto e per tutto e di crederci fino alla fine, finché la matematica non ci condannerà.
tutti sapevamo e sappiamo che questa partita dovevamo portarla a casa, dovevamo andarci a prendere la partita, cose che abbiamo fatto al secondo tempo fino alla fine, anche non avendone più, anche perdendo magari riferimenti, abbiamo rischiato qualche volta delle ripartenze dove loro potevano punirci e magari avessimo avuto un po' più di serenità nel primo tempo a giocare la palla invece pesava e siamo stati lenti nel giro palla e non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto anche l'occasione per sbloccare nel primo tempo, magari poi diventa un'altra partita, però ripeto, è normale che io ho le idee chiare su tutto, nel bene e nel male. Conosco questa squadra e mi tengo le negatività cercando di spronarli, ripeto, come ho detto prima, fino in fondo, ma cercando di salvaguardare ancora queste quattro partite per assolutamente giocarcela fino alla fine con i nostri limiti. Adesso la Serie C, ultimi 90 minuti della stagione regolare, con il 38esimo turno tutto alle ore 20:30 e con il Teramo che cerca il piazzamento al settimo posto in classifica che garantirebbe il primo turno in casa. Ma i destini del Diavolo passano anche dai risultati di Foggia e Palermo. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Una miriade di combinazioni per stabilire chi tra Foggia, Palermo e Teramo uscirà dai 90 minuti dell'ultima di campionato con il piazzamento migliore. Perché il girone C domenica sera emetterà i verdetti definitivi una volta arrivato il triplice fischio della giornata numero 38. Su tre campi si gioca una piazza, la settima appunto, che garantisce il primo turno tra le mura amiche, così come al Liberati di Terni, la formazione dominatrice del torneo e già promossa in Serie B, incrocerà le spade con la Juve Stabia ancora in lotta per la quinta piazza. Ma tornando al Teramo, i biancorossi dopo il pari di Avellino riceveranno la visita di una Viterbese a quota 40 e che ha poco o nulla da chiedere ancora alla propria stagione, solo che sulla panchina avversaria ci sarà quella Genore Maurizi, grande ex del match che nel 2019 con l'avvento della gestione Iachini sperava di poter conservare quel posto che andò poi a Bruno Tedino qualche settimana dopo. Il Diavolo a 49 punti, a meno uno dalla coppia Foggia-Palermo, deve fare bottiglia piano e sperare nei risultati degli altri due scontri. Quello più difficile ce l'ha certamente il Foggia, che allo Zaccheria, con parecchi problemi di formazione, riceve la visita del Catania, che a pari punti con la Juve Stabia battaglia per la quinta posizione con gli Etnei in vantaggio negli scontri diretti con le Vespe. I Satanelli di Marchioni, reduci dalla debacle del Menti di Castellammare, hanno il migliore piazzamento attuale perché è avanti al Palermo sempre negli scontri diretti, ma non sarà facile difendere la posizione, cosa che invece sembra compito più agevole per il Palermo, che come il Teramo ha un match contro una squadra, la Virtus Francavilla, già salva, e che comunque vadano le cose non potrà migliorare la propria stagione. Il centravanti Luca è in fase di recupero, Filippi con tre punti sa già che finirà davanti al Teramo, che potrebbe essere accoppiato proprio col Palermo qualora vincesse e i rosanero non perdessero e qualora il Foggia non dovesse fare bottino piano tra le mura amiche. Poi ci sarà da capire dove il Teramo, che in vantaggio con Foggia e Palermo negli scontri diretti, affronterà la prima gara. Se invece le avversarie dovessero tutte vincere, ecco allora che per i biancorossi ci sarebbe certamente il turno in trasferta con Catania o Juve Stabia. Tutto in 90 minuti dunque, col Teramo che sarà privo dello squalificato Trasciani e certamente anche di Diakite in difesa. Rientra Tentardini dopo i tre turni di squalifica e torna ad occupare la fascia mancina, mentre a destra potrebbe essere confermato Piacentini, ma a quel punto ci sarebbe spazio per l'esordio del giovane Bellucci. Oppure si potrebbe tornare ad un assetto tradizionale con Vitturini a destra e la coppia Piacentini Soprano al centro. A centrocampo invece Paci ritrova Santoro con Arrigoni, che deve però stare attento ai cartellini perché in diffida come Mungo e lo stesso Vitturini. Tutto prima della serata che darà i verdetti conclusivi di un campionato dominato dalla Ternana e che vedrà nella post season le 28 partecipanti, con l'undicesima del girone B che andrà a comporre il lotto delle pretendenti al quarto slot per la categoria. In Serie D tra poco alle ore 15 in campo il Pineto che gioca al Civitelle di Agnone contro i Granata, padroni di casa, per l'undicesimo turno di campionato. Gara rinviata lo scorso 10 di gennaio per i casi Covid all'interno del gruppo squadra biancazzurro. Agnonese
che torna a giocare dopo un lungo stop, Molisani al penultimo posto in graduatoria con soli 4 punti, mentre il Pineto di Marco Pomante continua la serie di recuperi del mercoledì per cercare di accorciare ancora rispetto alla zona playoff, distante 9 punti, ma col Matese, attuale quinta della classe, che ha 6 match in più rispetto al Pineto. Biancazzurri che domenica saranno ancora impegnati in trasferta al nuovo Romagnoli di Campobasso contro la prima in classifica, mentre per l'Agnonese ci sarà un altro impegno casalingo contro la Vastese. Termina qui questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sia sul canale YouTube dell'emittente che sul sito tv6.it che sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Pallavolè. Davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.